ragazzi, sono Spiccicalle, benvenuti nel mio nuovo video. Come avete letto dal titolo qua sopra, oggi sono qua per rispondere al videotag fatto da Il cielo è sempre più blu, videotag appunto sul Natale. Sono 10 domande e appunto direi di partire subito. Guardo là perché sono scritta al computer. Domanda numero 1, ami il Natale? Assolutamente sì, Natale è una delle festività che più mi piace, non per i regali, tutte queste cose qua, ma mi piace perché è bello vedere tutta l'atmosfera che cambia, è bello vedere i negozi che si riempiono di luci colorate, la città che prende tutto un altro aspetto con le luci messe al fuori delle case, fuori del negozio. Vi dico, vi svelo un segreto: a Natale, quando si avvicina a Natale, mi piace fotografare le vetrine dei negozi, perché mi piace vedere appunto i negozi decorati. Insomma, io amo il Natale, l'atmosfera che si respira nell'aria è assolutamente bellissima. Mi sembra di essere ancora una bimba sotto questo punto di vista, però cioè, è bellissimo, mi piace tantissimo. Domanda numero 2, fino a che età hai creduto a Babbo Natale? Fino a 10 anni, mi pare. Sì, che ho tanato mia madre che nascondeva il mio regalo di Natale dentro al suo armadio e quindi ci sono rimasta male, mi ha detto che Babbo Natale non esisteva, però vabbè, avevo un attimo già nasato qualche cosina, però sapete, per una bambina è bello credere all'omone vestito di rosso con la barba bianca che tutte le notti del 24 vaga per il cielo a portare i doni ai bambini buoni. Domanda numero 3. Il regalo o libro più brutto? Lei ha detto di specificare se regalo, libro, vabbè, il regalo più brutto che hai ricevuto per Natale è stato proprio un libro, per di più è stato Niente di vero tranne gli occhi di Faletti, che ho poi sbolognato da qualche parte perché non, dopo Io uccido, già Io uccido di Faletti non mi era piaciuto granché, poi ho iniziato a leggere Niente di vero tranne gli occhi, no, io e Faletti non andiamo d'accordo. Domanda numero 4, il regalo barra libro più bello che hai ricevuto per Natale? Sto pensando, direi il regalo che mi ha fatto il mio ragazzo 2 anni fa, che mi ha regalato il primo numero in lingua originale di Sailor Moon, però vabbè, sono tanti i bei regali che ho ricevuto a Natale, quindi sarebbe una lista molto molto lunga, però diciamo che, oddio, sì. A me piace quando mi regalano dei libri o dei manga per Natale, in particolare appunto il mio ragazzo mi aveva regalato il numero 1 di Sailor Moon in lingua originale. Domanda numero 5, qual è il regalo o libro che vorresti ricevere per Natale? Diciamo che ho in mente 2 o 3 cose. Il regalo più bello sarebbe quello di poter vedere il mio ragazzo a Natale, assolutamente, però penso che non sarà possibile. Però avevo già in mente magari di farmi regalare un secondo tatuaggio, oppure farmi regalare il Move per PlayStation 3 assieme al Just Dance 3 per PlayStation 3. Adesso valuterò. Domanda numero 6, qual è il libro barra regalo che non vorresti ricevere per Natale? Non saprei, devo essere sincera, non ne ho la minima idea. Domanda numero 7, qual è il film o libro che tratta il Natale che ami di più? Allora, assolutamente che amo di più è il Grinch, io amo il Grinch, io sotto Natale tutti gli anni mi riguardo il Grinch. Secondo me il Grinch è il film che meglio rappresenta il vero spirito del Natale. Cioè che il Natale non è tutto regali, cene, pranzi, queste cose, non è una cosa commerciale. E il Grinch secondo me è uno di quei film che riesce a trasmettere al meglio questo messaggio, e non per questo è uno dei miei film preferiti in periodo natalizio. Poi direi basta, sì, il Grinch, assolutamente. Domanda numero 8, qual è il libro regalo che vorresti regalare per Natale e a chi? Diciamo che io ho alcune amiche che leggono, però sapete, piuttosto che regalare io un libro, preferisco chiedere a questa persona che libro vuole e glielo sicuramente le regalerei il libro che le interessa. Però magari potrei, ecco sì, buttarmi su un Moshi Moshi di Banana Yoshimoto, che questa mia amica ama Banana Yoshimoto e questo libro le manca, quindi magari, perché no, potrei regalarle quello per Natale. Domanda numero 9, qual è il libro o regalo che vorresti riciclare come regalo? Non saprei, tanto che Natale deve ancora arrivare e passare, però è raro che io ricicli i regali, anche perché di solito non me ne fanno tanti. Mia zia mi lascia i soldi, con quelli ti vado a comprare i manga, quindi o libri, quindi più che altro la gente si butta su cose che chiedo, oppure
qua a casa mia, poi per il resto non mi è mai capitato parte per niente di vero tranne gli occhi che poi ho portato alla città dell'usato, quindi di riciclare regali, non mi è mai capitato. Decima e ultima domanda, in quale ambientazione letteraria vorresti vivere il Natale? Assolutamente a Londra, nei Canti di Natale di Dickens, che è a mio parere un libro stupendo, che penso che mi rileggerò quest'anno, che mi piace veramente tantissimo. Penso sì che l'ambientazione letteraria del Canto di Natale di Dickens sia quella più adeguata, a mio parere. Ok ragazzi, il video tag è finito, io spero che vi sia piaciuto, vi lascio qua sotto l'elenco delle domande con anche il link al canale diretto di Il cielo è sempre più blu, che ringrazio per aver ideato questo video tag, per avermi dato l'opportunità di rispondere. Mi raccomando, se il video tag vi è piaciuto, rispondete anche voi lasciando il video di risposta sotto il video di Il cielo è sempre più blu e noi ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata a tutti!